Aspettami. Ok. Salgo. Sì. Oddio. Ci stai? Ok, io mi metto. Ci sei? Oh madonna. Non ti vedo stabile. Non ti vedo stabile. Vorrei andare sulla pista ciclabile. Madonna. Madonna, non mi piace sta cosa. Aspetta. Vai, ciao vai. Ragazzi, è la prima volta che prendiamo un monopattino elettrico. Si nota, non è facile come sembra. Porca aiuto. Miseria, spero che non ci sia nessuno dietro di noi. No, vai piano. Sì, tanto sì, sto andando piano. Io direi che se andiamo sulla strada proprio moriamo dopo un secondo. No, ragazzi. No, stai nella pista ciclabile. Cioè, porca miseria, mamma sono mia. Proprio incapace. Stiamo facendo un giro per il centro con il nostro monopattino elettrico. Per Wavell, più sì, che per il centro. Sì, non andiamo in centro. Andiamo no, perché... qua che non c'è nessuno. Cioè... devo scendere. Oh, madonna. Vai, vai. Superiamo sta fase, va? Guardate, ragazzi, qua siamo al castello di Wavell. Secondo me ci starebbe andare al fiume o sì, no? Sì, andiamo adesso. Andiamo salta al fiume. Su, salta sì, su. Sì, salto su. Posizionati. Aspetta. Oddio, ho suonato il clacson. Wow, hai preso il turbo. Ho preso il turbo, fai vedere un po' il paesaggio. Sì, sì. Never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so. Mi sa che la gente ci guarda un po' male. Vero. Siamo le uniche che vanno così male su sta cosa. Dai ragazzi, che figata! Mi sì, piace! Sì, ti piace? Ah, sì. Adesso hai capito come va più un o meno. Po' meglio, sì. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Mi sto abbronzando. Guarda che bello il fiume, guarda, sì. Guarda, si vede? Sì, sì. Ma sai frenare, sì, sì, eh? Sì. Sono come pilota? All'inizio non tanto bene, adesso sì, dai. Sto andando meglio? Sì, sì. Facciamo tutto il fiume! Guardate che carino! Oddio, la discesa! Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises. Qua bisognava avere una bella GoPro. Sì, che così non è facilissimo. Però ci siamo prese proprio sto spazio per provare fighissimo, perché è tutto libero per... alla fine abbiamo scelto bene. Oddio, metto sotto il piccione. Adesso che dobbiamo andarcene. Posso provare io un minuto? Oddio, però non lo so, Dai, oddio, dai. Cosa devo fare? Ti devi dare un po' di slancio. Ma devo schiacciare qualche cosa? Questo qui, questo, devo tenerlo sì, abbassato? Sì, più lo tengo abbassato, più sì, accelero. Sì, però fai proprio piano piano, come se fosse una macchina, Piano, Come va? Ragazzi, alla fine Chiara sta andando più spedita di me col monopattino. Prima aveva paura, sta alla fine della strada. Mamma mia, siamo stravolte. Madonna. Oggi è la prima giornata di caldo dopo una settimana a 18 gradi e quindi non ce la stiamo mamma proprio facendo. Mia. Quindi era la prima volta che provavamo il monopattino elettrico. Già volevamo provarlo a Roma, ma alla fine non l'abbiamo mai preso. Oggi abbiamo detto, vabbè, facciamolo.
penso si sia notato che, che era la prima volta perché abbiamo fatto una confusione assurda e abbiamo preso prima un monopattino e ci è capitato quello rotto, così ci sono partiti i soldi, non stavamo capendo niente. Già. E poi abbiamo fatto termina la corsa, ne abbiamo preso un altro, alla fine non avevamo sbagliato. No, noi. No, era rotto proprio, infatti era quello messo meglio, forse per quello. Perché nessuno l'ha mai usato. Sì. 15 minuti. 15 minuti abbiamo speso 2 euro e qualcosa, sì. 2,30 euro. Sì. Quindi un po' caro, però vabbè, così per divertirsi 10 sì. minuti va sì, bene. Sì, diciamo non per spostarsi in modo tutti sì. i giorni, perché sennò penso ti parte peggio del taxi. Cioè. Però il fatto è che noi siamo partite da casa con l'idea di venire qua al fiume e fare la canoa. Ragazzi, che cioè, era carinissima come oggi cosa. È proprio cambiato tutto sì. il programma. Non siamo riusciti a fare la canoa perché il tizio della canoa accettava solo i soldi e non la carta di credito. Siamo andati in giro per la città a cercare un ATM e gli ATM qua non ci sono, ci sono le macchinette sì, del posto che ti fottono anche l'anima. Sì, loro dicono che sono ATM, ma in realtà non sono ATM. No. Uno, perché non c'è scritto ATM, c'è appunto. Scritto Euronet, non so cosa. E due, abbiamo provato a prelevare e c'era sì. scritto che c'erano dei costi aggiuntivi, ma non per la nostra carta, perché noi non paghiamo i costi aggiuntivi, ma proprio per il bancomat in sé. Pensate che su 10 euro erano 5 euro di tasse, cioè direi proprio di no. Infatti eravamo nel panico perché abbiamo detto, cavolo, abbiamo organizzato tutto il video di oggi, adesso che facciamo? Poi Chiara ha detto, ma proviamo il monopattino elettrico, alla fine ci siamo divertite sì, tantissimo. Sì, sì, no, infatti è andata bene così alla fine. Comunque volevamo raccontarvi la nostra avventura per farvi capire che il video insomma è andato in modo diverso, vabbè. Però speriamo vi siate divertiti lo stesso. Direi che ci vediamo dopo, mi raccomando non abbandonate il video perché secondo previsto, almeno che non ci siano cose strane, facciamo una cosa fighissima dopo, proprio una cosa che uno non può mai immaginarsi. Che non vedo l'ora, non vedo l'ora. Vedo l'ora. Quindi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo dopo. I'll never tell, never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. I never have to. Apro? Sì. Si accende la luce o no? Grazie. Mamma mia, sembriamo due, non so. Ma ecco appunto. Il caldo mi uccide. Direi che una doccia non me la toglie nessuno. Chi va per primo? Come vuoi, vuoi andare prima tu? Sì. Sei pronta? Mi sa di no. No. Oddio, non me l'aspettavo sul serio. Siamo pronte per la nostra cena. La cena di oggi sarà molto semplice, cioè 100 grammi di pasta a testa, pasta rigorosamente polacca che scuocio in un minuto. Questa qui, guardatela, piccolissime. Però ci metteremo questo sughetto asiatico vegano che abbiamo trovato a Lidl e ancora non abbiamo provato. Aprilo. Sa un casino di spezie indiane. Sì. Guardate quanto attira. Non potete capire il profumo. Da quanto abbiamo capito c'è ananas, ceci e carote. L'acqua bolle, quindi. Ok, versa. Uno e due. È buonissimo. È buono. Mamma mia, sembra di essere in un ristorante indiano. Si sente tanto? Tantissimo.
Questa qua, pure che è pasta polacca, non scuoce come quell'altra. Infatti quella molto del supermercato polacco è scrausina, scuoce subito. Dovrò mangiare con la sinistra per fare il video, quindi se vi sembro un po' strana è per quello. Sembra di stare in India. Ma te l'ho detto. Sì, ottimo, wow, buonissimo. Bene, direi che la nostra cena è servita. Fra un po' arriva la parte più bella del video. Bene, eccoci qui ragazzi. Questo è quello di cui vi stavamo parlando prima, ovvero stasera abbiamo deciso di fermarci in questo posto per prendere un dolce. È appena arrivato il menù. Qua ci sono tutti i gelati che li portano proprio nel bicchierone e sono enormi, proprio una cosa inquietante. Qua ci sono alcune torte, lemon tart, cheesecake, Krakow cheesecake, che è la cheesecake quella calda. Infatti abbiamo scoperto che è quella che abbiamo preso a Zakopane. Sì, e poi qua invece sono le tortine, quelle mignon, quelle tipo queste, che sono carinissime. Gli strudel, i pancake, le crepe, la crème brûlée, la panna cotta, il tiramisù. E qua ci sono tutti i drink, sia caldi che freddi, cocktail. Noi, mi sa proprio, che prenderemo questa torta qua. Pizza 4 stagioni. Non vi diciamo proprio come sarà, perché non vogliamo dare false speranze. Ecco. Perché non siamo sicure, quindi aspettiamo di vederla. Questo posto è carinissimo perché, guardate, siamo nella piazza principale e di sera è molto carino, guardate. Poi è il momento perfetto, siamo al tramonto praticamente. Che bello. Guardate ragazzi. Siamo sbalordite. Cioè, è enorme. Ragazzi, non ci sbagliavamo? Ci è arrivata una torta intera, non una fetta, una torta intera. Ecco perché si chiama pizza. Tutta questa attorno è meringa, questa è panna, dentro mi sa che c'è il gelato alla vaniglia. Al cocco. Al cocco, è vero. E questa è tutta frutta di stagione, che penso ci siano, non lo so, 7 kg di frutta. Sì. Più la marmellatina di non so di cosa. Sì, di ciliegie mi sembra, cioè, una cosa del genere. Ragazzi, non potete capire, una torta intera, una torta cioè, intera. Cioè, infatti noi passando vedevamo sempre arrivare queste torte intere e dicevamo, ma com'è possibile che portano al tavolo una torta intera? È possibile. È possibile. Ma lo sapete che le persone la prendono per una sola persona? Ovvio. C'è il gelato. Questo è gelato, guarda. Sì. Sa un casino di cocco. Buona, ti piace? Buonissima. Ragazzi, tocca a me, cioè guardate, io non so se si capisce quanto è grande. Mamma mia, ma c'è un botto di gelato dentro. Sì. Buona, È dolcissima, sì, vero? Sì. Vedi, alla fine non abbiamo mangiato la frutta stasera, voglia. Eccola qua. Questo c'è un pezzone di cocomero. Meringa, panna e gelato al cocco stanno benissimo, sì, vero? Sì. Poi il gelato al cocco è un casino rinfrescante, buonissimo. C'era sia 4 stagioni perché ci sono tanti tipi di frutta sopra, e sia quella più normale, più classica, che aveva solo banana sopra. Noi abbiamo preso quella più folle. Ah ragazzi, siamo appena andati via dal bar dove abbiamo preso la pizza. La pizza. Sapete quanto l'abbiamo pagata? Indovinate? È una torta intera, sì. Cioè, sì, ovviamente tra virgolette leggera.
tra virgolette, perché la meringa ti rimane sullo stomaco per una settimana. Sì, però non è... Sì, si scioglie in bocca, sì. Non è una torta a 5 strati, sì. Ovviamente. Col gelato dentro, che quindi ammorbidisce. Sì, che è fresco, la sì. frutta fresca, sì. Però l'abbiamo pagata, per l'esattezza, 5,70 euro. Comunque, mamma mia, è assurdo, nella piazza principale, in un locale carinissimo, la sera, una torta intera, 5 euro. Cioè, io voglio venire a vivere qui. Troppo carino, poi c'è un botto bello. Di gente, infatti adesso vi facciamo un giretto sì. del centro sì, di sì, sera, sì. che non l'abbiamo mai fatto, per farvi vedere tutte le illuminazioni, tutta quanta la gente. Gente c'è di martedì. Siamo anche più o meno eleganti oggi. Beh. Tutta la piazza è circondata da bar, locali, ristoranti, tutti pieni a tutte le ore del giorno e della notte. Qua ci sono i vari venditori di gadget polacchi. Gadget polacchi. Ci dovete scusare per la qualità del video, perché il telefono non regge tanto di sera, non ce la fa a mantenere una qualità. Buona luminosità del video, però dai, secondo me era carino. Qui c'è l'Hard Rock, dove abbiamo fatto la colazione. Qui, eccolo. È piena di ristoranti con la gente seduta che mangia, beve e si diverte e spende. Una cosa, infatti, non so se ve l'avevamo già detto in un altro video, ma quasi ogni ristorantino qua ha il tizio che suona fuori. Ma è tutti i giorni così, ragazzi, non è una serata speciale, è proprio tutti i giorni, guardate. Questo praticamente è il ristorante, il bar. E non puoi, non si vede. È un casino carino sedersi così a mangiare con la musica dal vivo. Ragazzi, cioè, ma qui è una cosa normale che hanno sì. quasi tutti i ristoranti tutti i giorni. Sì. Qui c'è il McDonald's che non manca mai. Che è sempre pieno, come al solito. Bene ragazzi, speriamo che questo video un pochino più improvvisato, purtroppo perché le cose non sono andate come dovevano andare, vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale se ancora non siete iscritti, per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.